Tutti sognano, ma non allo stesso modo. Coloro che di notte viaggiano nei polverosi recessi della loro mente si svegliano scoprendo che i sogni sono illusione. Coloro che sognano di giorno sono uomini pericolosi, perché possono vivere i loro sogni a occhi aperti e realizzarli. Io sono uno di questi. Mani in alto. Ti stai divertendo, amico? No, sei proprio uno spasso. Accoglienza da re? Sono puliti. Chiedo scusa. Non si è mai troppo prudenti. Suppongo tu sia Talbot. Il signor Sullivan e il signor Drake. Esatto. Ce l'avete? Ma prima vediamo i soldi. Cutter. Ci sono tutti. Ora vediamolo. Devo controllare se è autentico. Ovviamente. Argento, XVI secolo, stile elisabettiano, con inciso il motto di Sir Francis Drake. Beh, sembra proprio autentico. Ma certo che è autentico. Se posso chiedere, come lo avreste ottenuto? È importante? Il mio cliente sarà molto soddisfatto. Aspetta un attimo. Sali, sono finti. Le assicuro, signor Drake. Wow, hai ragione. Finti come una banconota da $3. Ma che razza di storia è questa? Dovrei chiederlo io a voi. Tutte cazzate. L'affare non si fa. E tu puoi dire al tuo cliente che è colpa tua. Forza, Nate, andiamocene da qui. Non siete in condizioni di poter trattare. Ora datemi l'anello, prendete i soldi e uscite di qui da gentiluomini. Finché vi è consentito. Fa come dice, figliolo. Sei un ladro. Bella questa. Da che pulpito? Coraggio. No, non sai fare di più. Questo è mio! Con me coraggio! Stronzo! Oh, che fai? Batti la fiacca! Ok, amico, per te è finita! Forza, via da qui. Che era questo? Ehi là, bestione.
L'ho preso! Ok, colpiscilo! No, pessima idea, nonno! Mac! Prendetelo! Ehi, mi hai rovesciato il drink! Tieni, questo lo offro io. Dai ragazzi, ora smettetelo, ok? Fatti sotto! Senti, dammi solo un secondo, ok? Arrivo subito! Ok, continuiamo! Ferito? Coraggio, andiamo, Nate. Qui, usciamo da dietro. Fermateli, ho preso il vecchio. Che ne dici? Pronto, ragazzo? Già. Ops, merda. Oh, diavolo. Vieni, vieni. Il solito Yankee, tutto chiacchiere. Ehi, può bastare. Vero amico? No, resta giù. Ciao, Victor. Kate? Vedo che sguazzi ancora nel fango con il tuo pupillo. Davvero poco dignitoso per un uomo della tua età. Tu avrei dovuto immaginarlo. Stai attenta. Non vorrei ti sciogliessi. Il solito spaccone da due soldi. Così impavido. Mi chiedo cosa ti spaventi davvero. Non i proiettili o il sangue o le ossa rotte. No, tutto questo ti eccita, non è vero? Ingannare la morte. Oh no. No. Signor Sullivan, non farò male al tuo caro ragazzo. Voglio soltanto ciò che mi appartiene. Ridammelo subito! Cutter! Oh no, sta zitto! Oddio, no! Idiota! Oh, grazie, Sua Maestà. Marlo, dobbiamo andarcene da qui.
Oh, andiamo, sono solo due poveri coglioni. Ma cosa? Ok. Allora.